finalmente un lavoro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torniamo con il nostro personaggio di Minecraft per, udite, costruire un negozio di cibo, ragazzi, perché ci voleva. Questo, ragazzi, è il settimo episodio. Finalmente costruiremo qualcosa che ci possa dare da mangiare, qualcosa che ci fa spamare. Allora ragazzi, vediamo dove era la base, perché io ho fatto i primi tratti di questa cosa e infatti è lì. Questa cosa la voglio fare io di mia spontanea volontà, perché ho detto in questa città c'è un negozio. E ragazzi, oggi siamo qui. E quindi ragazzi, cosa facciamo? Ovviamente facciamo qua. Poi ragazzi, ovviamente andremo a farlo, ragazzi. Ok, lo dobbiamo fare bello grande. Allora, qua no, non è bello così. Allora, mi è venuta un'idea. Allora, intanto competiamo qui, ragazzi. Ecco qua. Mi è venuta un'idea. Possiamo fare i bordi neri, così sarà più bello. Allora, andando noi facciamo tutto qui, così veloce, perché così almeno non abbiamo tempo. Ok. Allora, mi è venuta un'idea. Prendiamo il nero, cioè il struazzo nero, e facciamo tutti i bordi. Ok, ragazzi. Lo so che il grigio non è proprio il colore più bello, però faccio al classico, diciamo. Alla fine è sempre un colore. Non è più bello dei colori, però un colore. Ok, siamo all'ultimo, credo. Ok. Ecco qua, abbiamo i nostri bordi bellissimi. E poi ragazzi, cosa dobbiamo fare? Le finestrine, ragazzi, le finestre. Ok ragazzi, se sentite il bordello è perché c'è vento, non ci fate caso, comunque. Sì, perché adesso a Catania, ragazzi, c'è molto molto vento. In pratica c'è un vento fortissimo che non lo so cosa è fortissimo. Allora ragazzi, mettiamo le finestre qui. Mi è venuta un'idea. Invece di farlo male in quel modo, possiamo farlo così. Quindi venite con me ragazzi. Allarghiamo questo punto e questi due. Così. Così magari può essere più bello. Poi ragazzi, per continuare la nostra cosa, scaviamo tutto qua e facciamo qua queste finestre. Questo lo distruggiamo che non serve. Ecco qua. E adesso già abbiamo fatto un pezzo della nostra costruzione. Ora ragazzi, mettiamo una porta che può essere sempre fondamentale. Ecco qui ragazzi, e già è bellissimo. E poi ragazzi, voglio fare una pazzia. Voglio fare il tetto da questa parte nero e da questa parte grigio. E poi si incrociano, tipo a così. E poi facciamo due blocchi così, così. Poi andiamo così, così e così. E si incrocia, tipo. Pure se non è equilibrato bene, può essere sempre bello. Allora, prendiamo il nero e lo incrociamo. E prendiamo anche questo qua. Guardate che bello, pure se non è molto ben allineato, però è carino. E adesso passiamo alla costruzione finale, cioè il tetto, ragazzi. Il tetto. E io direi di farlo in questo modo, così è più bello. Cosa ne dite, ragazzi? Secondo me ci sta, così ci sta. Sì, ragazzi. Io faccio i video solo quando sono influenzato, perché ho di nuovo l'influenza, ragazzi. È brutto, è molto brutto avere l'influenza, non è mai bello. Comunque, parlando di un discorso a un altro, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo qua il nostro posto. Certo, qua farò una bella cosa, che poi devo comprare altri materiali da un negozio, che poi la farò off camera, però adesso non ci pensiamo. Vi voglio fare un tour della mia città, tra virgolette. Ok, queste qua sono le mie bellissime piante che pianto certe volte, tipo quelle là, il mangiare mi pianto.
Qua abbiamo la casa super ricca, che è casa in vendita per 7 diamanti. Poi abbiamo il meraviglioso cinema, ragazzi, in cui... Oh no! Alle 5 comincia il film e sono le 4... sono le 5 meno 20, dobbiamo entrare e fare i biglietti. Ok, corriamo. Ok, prendiamo un biglietto che è così. Ok, prendiamo un biglietto, ragazzi. Ok, ragazzi, ci sono arrivato per un pelo. Sta per cominciare il film. Non vi chiedete perché non ho più l'inventario, ho solo la spada. Tutte le cose che avevo prima le ho levate perché tanto mai più il nostro negozio l'abbiamo costruito, quindi non ci serviranno più. Quindi ho deciso di levarle. Comunque, vediamo il film. Boom! Sta per cominciare? Oh, ragazzi, il film finalmente è finito, l'abbiamo fatto. Finalmente, ragazzi, il film è finito. Il biglietto l'abbiamo preso. Grazie per il film. Niente di che, Max. Grazie, ciao. Io Minecraft è sempre bello perché pure se ho pochi soldi adesso ne ho almeno 5, almeno 50 nel portafoglio, sì, perché non li tengo mai nell'inventario, cioè qua, li tengo nell'altro inventario, però ragazzi ho 50 euro ancora. Sono molto rispettato. Ragazzi, guardate qua, questa foresta è meravigliosa, perché se noi abbiamo tipo fame, possiamo andare in questa foresta e raccogliamo una mela e qualcosa. È molto bello tutta questa struttura, ma anche il lago Max e tante altre cose. Ragazzi, vi devo dire quello che ho scoperto. Vi ricordate il relitto di quella nave? Io nell'Aston Villa non avevo costruito una nave? Eh sì! E distrugge quella nave, è partita dall'Aston Villa per arrivare verso qui e è affondata perché qualcuno l'ha fatta affondare. Ho letto che è affondata perché qualcuno ha danneggiato qualcosa all'interno. E già qua è strano. Infatti, come potete vedere, ha il formato di quella nave. Allora, andate sul video in cui Ninja Impostor Max cattivo che ero io fa vedere l'Aston Villa e vi accorgerete che questo corridoio è lo stesso di quel video. Quindi, ragazzi, andate a vedere che è vero, perché io ho visto tutti i miei video dell'Aston Villa e ho visto che questo relitto è quello, quindi mi dispiace, nave. E infatti qua, come possiamo vedere, è una delle mie ciminiere, quello che avevo creato io. Mi dispiace che questa nave sia affondata e non sembra neanche da poco, da parecchio tempo. Forse da tempo dell'Aston Villa è affondata, l'ultimo video dell'Aston Villa. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e da Max Gamer Official è tutto. Ciao!